Real Madrid. Partita cominciata adesso, gli azzurri si propongono in avanti. Avanti Napoli! Avanti Napoli! Siamo tutti con te. Gare dirette in Serie A per lui. Attenzione, Higuain entra in area. Il destro ci prova con una conclusione non proprio potente, nemmeno tanto convincente. Prova lui a sfondare centralmente. Allarga verso Goulam. Mertens lascia Davi Lopez. Prepara il destro potente di poco alto. Va veloce. Chiede la collaborazione di Mertens che punta l'avversario. Higuain ancora per Mertens. Mertens cerca spazio, il destro, e all'ultimo istante Sportiello vede spuntare questo pallone che decide di mandare in calcio d'angolo. Ancora Mertens in avanti, prova a metterla per Hamsik, il sinistro, la parata di Sportiello. La palla per Mertens, c'è tutta la cattiveria che prima non si vedeva. Ancora Napoli in avanti con tutta la cazzimma del mondo. Vai dentro Cagliacan, ci prova con il destro, gli viene male. Albiol, Hamsik verso Mertens che va via bene. Ancora Mertens, il destro, libera Sportiello e poi Benalouan. Fischia adesso l'arbitro D'Amato. Parte Cigarini, traversone, una mischia, e Cherubin fortunatamente ha il piedone da difensore. Verticale molto bene per Mertens, accelera verso Higuain e poi Hamsik. Azione alla mano del Napoli, vediamo Mertens, il destro che termina di poco fuori. È evitato Davi Lopez. Ancora Cigarini verso Denis. La triangolazione larga su Raimondi. Attenzione adesso, rientriamo. Raimondi, zona cross. Albiol, la ma la prima palla in aria di rigore, ma che facciamo? Ma la prima palla in aria di rigore, ci facciamo segnare in questo modo? Enno. Al primo traversone, facciamo le belle statue, le statue di sale, al primo traversone. Enno. Ma mi sembra incredibile. Guardate qui, triangolazione larga. Denis si va a proporre in area di rigore, Albiol se lo guarda e va a vuoto. Che te lo guardi a fare se vai a vuoto? Ma inaudito. Roba da far venire la cirrosi epatica. Ma come minimo la cirrosi epatica. Qui ci vengono le crisi epilettiche su queste cose che ti fanno veramente rabbrividire. Sembriamo una squadra di dilettanti certe volte, soprattutto là dietro. Guardate qui, ma quanta libertà di cui gode German Dance. Verrebbe da ridere se non è drammatico, sportivamente parlando. Ci sarebbe da farsi una grassa risata sul Napoli che concede la prima chance unica all'Atalanta e prende questo gol. Mamma mia. E poi Hiller, ancora Hiller, una finta, mette dentro per Hamsik, viene però chiuso da Baselli. Ribatte Raimondi, la palla è ancora nostra, facciamone qualcosa di questo pallone. Ancora Goulam, bella la penetrazione, vai dentro! Oh! Possiamo rimettere indietro questa azione, perché io non ci credo. Goulam, dentro, tutto regolare. Ma è veramente Cagliacan quello lì? Quello è Cagliacan? Ditemi che non è così. Non si può sbagliare un gol a 38 centimetri dalla linea bianca. Denis fermato dal Biol. Napoli molto aggressivo. Andiamo a colpire però. Andiamo a colpire Insigne! Allontana come può al Biol. Mette palla a terra Mertens. Attenzione, c'è Carmona su di lui! No! No! Ma che facciamo? Ma glieli regaliamo noi? Non li facciamo noi a loro, li facciamo noi a noi stessi. Guarda. Certe volte vedo cose che proprio mi lasciano interdetto, senza fiato. Hiller, Jorginho, ancora Jorginho, il traversone su Higuain, anticipato di testa da Stendardo.
raccoglie palla ancora Insigne, la mette giù, ha davanti a sé D'Alessandro, prova il cross basso, Higuain si gira, alla rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, il pipita Higuain, famelico, famelico come un leone, ha sfoderato questa girata con la quale ha permesso al Napoli di pareggiare, grandioso Gonzalo Higuain, grandioso davvero Bomber, alla prima girata efficace ha permesso al Napoli di portarsi in vantaggio, 1-1, 1-1, quando mancano meno di 5 minuti al termine, proviamo ad approfittarne, dai Napoli, ora che hai pareggiato con il nostro grande Pipita, con questa girata bellissima, clamorosa e soprattutto efficace, e il Pipita Higuaín segna il quarto gol in due sole partite e permette al Napoli di evitare una sconfitta che sarebbe stata clamorosa. Ancora il Napoli in avanti, dai, a testa bassa, adesso proviamo a colpire, proviamo a travolgere, Maggio, 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 prova il destro, una botta potente, ecco ancora Insigne, Insigne cerca lo spunto, Insigne, Insigne allarga ancora per Maggio, il controllo, mettila bene, ecco ancora Insigne, lo spiovente, la girata non va, il destro, forse gol, forse gol, Sportiello ha salvato sulla linea il destro di Mertens, nel corso dei quali dobbiamo dare il meglio, guardate qui Mertens, ha sbagliato lui, però questo deve essere un tiro da effettuare meglio, non mi pare che il pallone sia entrato, che crampi per lui, partita che ricomincia con il Napoli sempre all'assalto, testa bassa, Caglie con un traversone, una mischia, ancora Mertens, calcio di rigore per il Napoli, Massimo, 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 è stato affondato Zapata, vedete ancora con la maglia tutta stropicciata, a segnalare, eh sì, è stato ingenuo Stendardo qui, buon per noi, che ha trattenuto Zapata. Parte Gonzalo, il Pipita, il destro. Questa non me la dovevi fare, Gonzalo. Da te non me lo sarei mai aspettato. Ha sbagliato un calcio di rigore. Guardate Higuaín, calcia male, si fa leggere la traiettoria. Sportiello è anche molto bravo perché il tiro era a mezza altezza. Grande occasione sciupata dal Napoli. Prova ad andare via Koulibaly che lo ferma così. La palla toccata da Insigne per Hiller. Basta così, dice l'arbitro. Si può andare negli spogliatoi sul risultato di 1-1 con grandi rimpianti, grandissimi, per questo match che il Napoli ha letteralmente gettato all'aria dopo un primo tempo giocato soltanto con il possesso palla, senza mai essere incisivo verso la porta di Sportiello. Nella ripresa l'Atalanta ha reagito anche bene, ha cambiato modulo, è andato in vantaggio sull'ennesima disattenzione della nostra difesa, ha segnato Germán Dennis e poi Higuaín ha messo sull'1-1.